Una giornata che Brescia non dimenticherà, così il sindaco Adriano Paroli ha voluto introdurre il prossimo sabato 2 marzo, quando dopo 10 anni di lavori aprirà ufficialmente la metropolitana di Brescia. Non una semplice inaugurazione, ma un'intera giornata di festa corredata da iniziative culturali, concerti e momenti di incontro con la popolazione in tutte e 17 le stazioni del metrobus. La volontà è quella all'inaugurazione di un'infrastruttura importante che ha coinvolto la città con cantieri, con discussioni, che siamo riusciti con grande fatica, con grande coraggio, ma con tenacia e capacità soprattutto dei nostri tecnici, di chi si è occupato quotidianamente di risolvere problemi che emergevano ogni giorno e ogni minuto, per arrivare a inaugurare un'opera con un tempismo incredibile. Credo che in Italia sia un esempio da ogni punto di vista, perché insomma, inaugurare un'opera in tempo, un'opera di 10 anni come questa, con i travagli che ci sono stati, è stata un'impresa davvero importante. Dalle 12 presso la fermata stazione FS il momento ufficiale del taglio del nastro, la presenza delle autorità; dalle 16 invece l'avvio della linea con i treni che potranno ospitare i primi passeggeri. Per tutto sabato e domenica l'accesso sarà gratuito per consentire ai bresciani di familiarizzare con la struttura. Ma ci sarà diciamo, l'inaugurazione ufficiale con il primo viaggio per le autorità regionali, nazionali, che si terrà a mezzogiorno, nella tratta che andrà dalla stazione ospedale per rientrare poi su Piazza Vittoria, un momento conviviale riservato alle autorità, agli invitati, per dare rilevanza nazionale anche a quest'opera così importante in vita italiana. E nel pomeriggio invece partirà l'utilizzo del metro gratuito per sabato e domenica per tutti i bresciani, con tutta una serie di eventi nelle stazioni grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro Grande. Ogni stazione avrà eventi musicali di artisti bresciani, di carattere giovanile, di carattere lirico, un mix interessante per far vivere alla città una festa, perché questo, dopo tanti sacrifici, deve essere una festa per la città. Dalle 17 alle 19 invece via libera agli spettacoli nelle stazioni, che culmineranno con il grande evento delle 19 fino alle 24 in Piazza Loggia, con un concerto finale che vedrà ospiti i Plan de Fuga, Francesco Renga Special Trio e Chris Geddes. Attivi inoltre 2 info point dalle 10 alle 20 di sabato e domenica in corso Zanardelli e Piazzale FS.